Si sono conosciuti in un negozio di zaini a Milano, dove lavoravano come commessi. È stata la musica a far innamorare Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, in arte i Comacose. Al loro primo appuntamento erano andati a fare serata in un locale di karaoke. Galeotte furono le canzoni degli 883 di Eros Ramazzotti, colonna sonora di quell'amore appena nato. Una di quelle occasioni che ti capitano una volta nella vita. Prima di conoscersi, entrambi avevano già avuto un passato nel mondo della musica. Francesca era stata una DJ, mentre Fausto aveva firmato un contratto con una major, ma l'album pubblicato non ottenne il successo sperato. Fausto aveva quindi deciso di abbandonare la carriera musicale, ma viene convinto proprio da Francesca a non mollare. Lei mi spronava a continuare con la musica, mi presentava amiche che avrebbero potuto collaborare, ma alla fine i provini con la sua voce erano meglio. Così nascono i Comacose. Un nome che richiama proprio quel coma artistico che i due stavano attraversando, mentre Cose è stato aggiunto al nome del gruppo perché a entrambi suonava bene. A fine 2017 esce il loro primo EP, Inverno Ticinese, che segna l'inizio della loro carriera musicale, mentre nel 2019 danno vita al loro primo album Hai Paura, il loro primo grande successo, che li porta 2 anni dopo a esibirsi sul palco del Festival di Sanremo, dove con il brano Fiamme negli occhi si classificano al 20° posto. Da quel momento la storia dei Comacose diventa nota al grande pubblico, ma se a Sanremo 2021 hanno cantato il loro amore, quest'anno hanno raccontato la crisi della loro relazione. Siamo tornati ognuno a casa propria, avevamo bisogno di guardarci dentro per ritrovare noi stessi. Poi le ho mandato il provino di Sei di vetro, la canzone d'amore del disco, e quel pezzo ha fatto partire il nuovo album. Abbiamo dovuto allontanarci per sentire la voglia di riprovarci. Il disco è stato in questo senso medicativo. L'addio, il brano con cui sono in gara, racconta infatti i trascorsi della loro storia negli ultimi tempi. Una crisi che però li ha resi ancora più forti come coppia e come duo musicale. È una cosa importante per noi. Pensiamo che anche chi sta insieme da tanto tempo si potrebbe rivedere nella canzone. Il riavvicinamento, la soluzione della crisi è passata anche da un percorso individuale. Siamo due persone prima di essere un duo. Lavoriamo su noi stessi prima di poter lavorare insieme.